Dove sono tutti? Andati a vedere il maestro. E i templari? Hanno attaccato di nuovo? Hanno preso il sentiero. Quale sentiero? Di che cosa stai parlando? Verso la luce. Parla chiaro. È solo ciò che ci ha indicato il maestro. Questa è la verità. Ma hai perduto il senno. Anche tu imboccherai il sentiero. Oppure morirai. Così ha ordinato il maestro. È stato al Mualim, vero? Che cosa vi ha fatto? Sia lode al maestro, perché ci ha condotto alla luce. Salve, sono Alex Ignazio 93 e benvenuti all'ultimo video dove si analizza passo dopo passo il primo Assassin's Creed. Questo è un momento molto delicato per Altair. Oh Mualim, guidaci, comandaci! Tutti gli abitanti di Masyaf, escluso lui e altri pochi che vedremo più avanti, sono controllati dalla mela di Al-Mualim. Notare che gli abitanti... Egli è la luce, egli è la via. Gli abitanti ci seguono, ci dicono delle frasi sconnesse, ma non ci attaccano. Quello sarà compito per combattenti più esperti, nel caso in cui Altair facesse della resistenza. Da notare che anche i colori di Masyaf sono incupiti rispetto al solito. Il primo Assassin's Creed... Il mondo sarà purificato, ricominceremo da zero. Il primo Assassin's Creed gioca molto sui colori. Damasco è più sul rosso-arancione, Acri è sul grigio, Gerusalemme sul giallo-verde. Ma questa è la prima volta che a Masyaf i colori sono quasi in bianco e nero. Questo per sottolineare la gravità del tutto. Ed eccoci qui, di fronte ai nostri fratelli. Al momento non faranno nulla, ma se vorremmo raggiungere Altair, purtroppo dovremmo usare le maniere forti. Infedele, preparati a morire! Ordina al maestro. Per la luce! Per il maestro! Lui non segue il sentiero! Annientatelo! Inseguitelo, svolti! Altair, quassù! Hai scelto un bel momento per arrivare. Così pare. Stai in guardia, amico mio. Al-Mualim ci ha tradito. Sì. Ha tradito pure i suoi alleati templari. Come lo sai? Dopo esserci parlati, sono tornato nelle rovine sotto il Tempio di Salomone. Roberto teneva un diario. Le sue pagine erano colme di rivelazioni. Ciò che ho letto lì mi ha spezzato il cuore. Ma mi ha anche aperto gli occhi. Avevi ragione, Altair. Per tutto il tempo il maestro ci ha usato. Non dovevamo salvare la Terra Santa, ma consegnarla a lui. Bisogna fermarlo. Sii cauto, Malik. Ciò che ha fatto agli altri lo farà anche a noi, se ne ha l'occasione. Devi stargli lontano. Che cosa proponi? Posso ancora reggere una spada e i miei uomini mi sono ancora fedeli. Sarebbe un errore non farci intervenire. Distraete quegli schiavi, allora. Attaccate la fortezza dal retro. Se riuscite a distogliere la loro attenzione da me, potrei raggiungere Al-Mualim. Farò come hai chiesto, dai. Gli uomini che affrontiamo hanno perso il lume della ragione. Se potete evitare di ucciderli... Sì. Se egli ha tradito i principi del credo, non significa che noi dobbiamo fare altrettanto. Farò il possibile. Non chiedo altro. Salute e pace, amico mio. La tua presenza qui ci garantirà entrambe. Quanti poveri innocenti. Devo stare attento a non far loro del male.
che succede? Dunque, l'allievo è tornato. Non sono uno che fugge. Nemmeno uno che ascolta. Se vivo è grazie a questo. Che cosa ne farò di te? Lasciatemi andare. Oh, Altair. Percepisco l'odio nella tua voce. Il suo calore. Lasciarti andare? Non sarebbe prudente. Perché fate questo? Ho trovato la prova. La prova di cosa? Che niente è reale. E che tutto è lecito. Venite! Annientate il traditore! Strappatelo da questo mondo! Affrontatemi! O avete paura? Ho fronteggiato 1000 uomini, tutti superiori a te, e sono tutti morti per mano mia. Io non ho paura. Dimostratelo. Che cosa dovrei temere? Guarda il potere che domino. Le due ultime parole? M'avete mentito! Il fine di Roberto era infame, ma era lo stesso che avete sempre avuto voi! Non sono mai stato bravo a condividere. Non ce la farete. Altri troveranno la forza di ribellarsi a voi. Ah, è per questo, finché gli uomini mantengono il libero arbitrio, non può esserci pace. L'ultimo uomo che ha parlato così l'ho ucciso. Parole ardite, ragazzo. Ma solo parole. Allora liberatemi. Le trasformerò in azioni. Ditemi, maestro, perché non mi avete trattato come gli altri assassini? Perché lasciarmi la coscienza? So che sei e ciò che fai sono due cose strettamente correlate. Privarti di una mi avrebbe fatto perdere l'altra. E quei templari dovevano morire. Ah, la verità è che ci ho provato. Nel mio studio, quando t'ho mostrato il tesoro. Ma tu non sei come gli altri. Hai visto attraverso l'illusione. L'illusione? Non ha mai fatto altro. Questo tesoro dei templari, questo frutto dell'Eden, questa parola di Dio. Ora comprendi? Il Mar Rosso non si è mai aperto. L'acqua non è mai diventata vino. Non furono le macchinazioni di Eris a dar luogo alla guerra di Troia. Ma questo, tutte illusioni, nient'altro. Il vostro piano non è da meno come illusione. Obbligare gli uomini a seguirvi contro la loro volontà. È qualcosa di meno reale dei fantasmi che saraceni e crociati inseguono ora? Di quegli dei vigliacchi che hanno abbandonato questo mondo così che gli uomini potessero massacrarsi nel loro nome? Essi vivono già un'illusione. Io ne resto solo tanto un'altra. Una assai meno sanguinosa. A meno che non scelgano quei fantasmi. Davvero? A parte occasionali convertiti o eretici? Non è giusto. Ah, ora la logica ti abbandona. Al suo posto dai spazio all'emozione. Mi deludi. Che cosa si fa allora? Tu non mi seguirai. E io non posso obbligarti. E voi non rinuncerete a questo malvagio disegno? Sembra allora che siamo a un punto morto. No, siamo alla fine. Ah, mi mancherai, Altair. Eri il mio allievo prediletto. Cieco, Altair. Cieco sei sempre stato. E cieco sarai. Mi ha sparato.
spalla, vedete me al muallim. Impossibile. L'allievo non sconfigge il maestro. Niente è reale. Tutto è lecito. Così pare. Hai vinto, dunque. Va a reclamare il tuo premio. Avevate il fuoco in pugno, vecchio. Avrebbe dovuto essere distrutto. Distruggere l'unica cosa in grado di fermare le crociate e creare la vera pace? Giammai. Allora lo farò io. Questo lo vedremo. Ho dedicato il mio cuore a conoscere la saggezza, la demenza e la follia. Ho capito che anche questo era come rincorrere il vento. Perché tanta è la saggezza, tanta è la pena. E colui che accresce la conoscenza, accresce il dolore. Distruggilo, come hai detto. Non posso. Sì che puoi, Altair, ma non lo farai. Bene, ci siamo. Che accidente è stato? Allora? Abbiamo la mappa. Quanti sono? Almeno 5 o 6. Non ci servono tutti. Dobbiamo presumere che alcuni si siano rovinati. Non credo che siano tutti funzionanti. Almeno 2 sembrano trovarsi su masse terrestri che non esistono più. Invieremo squadre in ogni sito a determinare il funzionamento. Ce ne serve uno solo, dopo tutto. E gli altri? Recuperateli. Non lasciamo niente al caso. L'ultima cosa che vogliamo è qualche maledetto sopravvissuto che ci dia noia nel nuovo mondo. E l'assassino? Abbiamo ciò che ci serve. Uccidetelo. Fermi. Sapete come vanno queste cose? Non sarà facile accedervi. Che cosa intende? Potremmo aver bisogno di lui, dei suoi ricordi. Consiglierei di trattenerlo finché non avremo conferma che non ci attendono sorprese nei siti. È una perdita di tempo. L'ha detto lei stesso. Non dovremmo lasciare niente al caso. Molto bene. Assicuratevi che non ci serva più. Poi uccidetelo. Bene. La pianti di scavalcare la mia autorità? Le ho appena salvato le chiappe. Andiamo. Abbiamo molto lavoro da fare. Non si rilassi troppo, signor Miles. Torneremo presto da lei. Che diavolo è quello?
E così, alla fine di tutto, Desmond risveglia l'occhio dell'aquila dentro di sé grazie all'effetto osmosi. E alcuni di voi potrebbero chiedersi come mai vede Lucy blu come un'alleata, non dovrebbe vederla rossa considerando che è una templare? Beh, innanzitutto è ovvio che, come ho sempre sostenuto, all'inizio Lucy doveva essere davvero un'alleata e non una templare traditrice come poi hanno deciso in Brotherhood, quindi è normale che la veda in blu. Cercando di giustificare questo errore con quello che sappiamo ora, si può dire, questa cosa l'hanno pensata anche altri, non solo io, che dato appunto che l'occhio dell'aquila si è appena risvegliato in Desmond, questo è molto condizionato ancora dalle sue emozioni, quindi vede Lucy come un'alleata perché è così che è quello che pensa di lei. Ora, prima di guardare i graffiti di sangue del soggetto 16 sul muro della stanza di Desmond e quindi avviarci ai titoli di coda, leggiamo un'ultima mail che molti non leggono perché appunto si sbloccano solamente ora, quando ormai il gioco è finito e la gente non ha più voglia di leggere un bel niente. La mail è di Susie Stillman per Warren Vidic, che riguarda il soggetto 16. In pratica dice a Warren che in futuro i soggetti dell'Animus devono essere trattati meglio, altrimenti si finirà come con il soggetto 16, cioè con un fallimento. Infatti la lunga esposizione all'Animus ha causato l'effetto osmosi e quindi è diventato incapace di distinguere la propria vita da quella dei suoi antenati, poi è impazzito e alla fine si è suicidato e ha tinte la stanza con il suo sangue e anche un po' tutta quella struttura dell'abstergo. È interessante che qui venga detto effetto emorragico, non effetto osmosi. Questo è solamente un problema di traduzione, anche se in realtà questo è più sensato rispetto a quello in lingua originale, ovvero in inglese The Bleeding Effect, che in alcuni romanzi, ad esempio quelli di The Last Descendant, viene chiamato effetto sanguinamento. Quindi forse effetto emorragico, effetto sanguinamento sono meglio di effetto osmosi, però ormai noi siamo abituati a chiamarlo così. E alla fine la mail si conclude con Lucy che scrive: non serve torchiarli in questo modo, non c'è bisogno di ucciderli. Da un punto di vista puramente pratico, non c'è comunque motivo di annientare i soggetti. Una volta morti, perdiamo per sempre le loro conoscenze, e sappiamo entrambi quanto ciò possa essere pericoloso. Solamente un anno dopo, poi, avrebbero perfezionato la tecnologia che permette di rivivere ricordi di antenati con cui non si è imparentato, quindi tutto questo problema non si sarebbe più posto, ma questa è un'altra storia. Oh mio Dio! Sembrerebbe... ma è sangue! Chi diavolo tenevano qui prima di me? E che cosa gli è successo? Chissà che cosa vorrà dire. E così si conclude il primo Assassin's Creed. Voglio ringraziare il Salotto degli Assassini per la grande opportunità che mi hanno concesso facendo questa collaborazione e voglio ringraziare anche voi per avermi ascoltato fino alla fine, sperando che questa serie di video vi sia piaciuta e spero che ci saranno altre occasioni per sentirci su questo canale. Detto questo, io nuovamente ringrazio tutti quanti e vi saluto. Ciao!